Questa sera vorrei dedicare questi minuti con voi alle principali difficoltà e alle principali speranze della vita di ogni giorno. Il lavoro, anzitutto. L'occupazione è tornata a crescere, ma questo dato positivo, che pure dà fiducia, l'uscita dalla recessione economica e la ripresa non pongono ancora termine alle difficoltà quotidiane di tante persone e di tante famiglie. Il lavoro manca ancora a troppi dei nostri giovani. Sono giovani che si sono preparati, hanno studiato, posseggono talenti e capacità e vorrebbero contribuire alla crescita del nostro paese, ma non possono programmare il proprio futuro con la necessaria serenità. Accanto a loro penso ad altre persone, quarantenni e cinquantenni, che lavoro lo hanno perduto e che faticano a trovarne un altro e che vivono con la preoccupazione dell'avvenire della propria famiglia. Penso all'insufficiente occupazione femminile. Il lavoro manca soprattutto nel mezzogiorno. Si tratta di una questione nazionale. Senza una crescita del meridione, l'intero paese resterà indietro.